una della carica profit. Se non vi piace quello che dico, lo dico perché lo dico, levatevi al ca! E in un momento dove la democrazia è come un gol di Murichi, vi lascio fare quel che vi pare, a belli mia! Allora, anzi, troppo basso. Allora, ragazzi, prima cosa, purtroppo non sono riuscito a vedere l'inizio della partita, quindi però mi hanno detto Simone sotto la Nord, preso gli applausi, si è commosso. Io ve lo ridico, io a Simone lo voglio bene, proviamo da qui, va, magari sì. Simone gli voglio bene, quindi... Allora, se cercavamo una risposta da parte della Lazio e della banda Sarri, nonostante l'1-0 del primo tempo, ragazzi, per l'Inter, abbiamo giocato a calcio. Rigore netto su fallo di Sai su Barella, un indiavolato Barella, rigore netto che Perisic giustamente mangiato, perfetto Perisic, c'è Marcotta mangiato al fantacalcio. Però molta Lazio, primo tempo gli amici dell'Inter lo potranno confermare, c'è solo un altro tiro di Perisic e poi c'è tanta Lazio, un ottimo Basic. Immobile oggi, ragazzi, non benissimo perché ancora non sta in forma, è molto acciaccato, si è visto anche nel secondo tempo, un paio di tiri strozzati, un paio di passaggi da vicino non fatti bene. Comunque primo tempo una bella Lazio e il secondo invece parte bene l'Inter e poi, ragazzi, uno tra gli MVP della serata è Gabarron, che dovremo stare ancora ad aspettarlo la prossima, cioè giocherà titolare. Oggi, ragazzi, uno dei migliori in campo, forse lui e lui è Felipetto. Felipe, ragazzi, già qui, ciao qua con Simoncino. A titolo, allora faccio vedere ciò che balla appena bene io. Infermabile! A fenomeno! Sarri ha detto, se quello decide di giocare a calcio tutte le domeniche così, gli dovete sparare! Era bollito pure lui, avete detto, quello ha fatto male con West Ham, col Porto, ma che c'è? A fenomeno! Allora, partiamo dal presupposto che io sono per il calcio maschio, se no mandavo a guardare il calcetto, quindi è uno che per sport si fa menà questo, ma non è da quell'azione, è da tutto il calcio com'è, ok? Io non lo so, ragazzi, ditemelo voi cosa pensate. Sicuramente direte dovrei buttare la palla fuori. Se c'è paura che Di Marco si è fatto male, la butti fuori tu. Dice, se ne è accorto. Vabbè. Ragazzi, per me se faceva il go, aspettavate di far go e poi chiamavate il medico, che non è mai entrato perché si è alzato pure lui a litigare Di Marco. Cioè, ragazzi, io vedo il football americano, gente piede d'estate in testa, cioè cascate a 200 km orari, portano via la barella. Di Marco poi si è rialzato, non ho la più pallida idea. Sicuramente gli amici dell'Inter e delle altre squadre che non ci vogliono tanto bene diranno che il gol non c'era, i laziali diranno da buttare fuori. A me mi dispiace che adesso una bellissima partita viene rovinata tra virgolette da questo episodio, che per me non è rovinata, perché poi mi dice, se la Lazio se poi mi avete il gol voi, Toby, Emily,
magari la prossima volta Di Marco invece di far coglione si rialza e prova a fermare una pennellata e di gioco a Buneto. Peciro, che grazie a Dio il rigore procurato sempre da Patrick, pure lì sbaglia, quindi Ciro non sta in formissima, e il nostro Felipetto 2-1 lì, parapiglia, mena di qua, mena di là, mena sopra, mena sotto. E poi, ma avete visto voi quando è entrato quando è entrato Luis Alberto? Ora questo lo faccio io, tu non lo fai più, questo lo faccio io, adesso gioco solo io. E infatti Luis oggi, che era partito sempre con lo stormo ombroso, palla al palla e mezzo, al secondo giocatore più forte del, perché questa cosa che Barella è il centrocampista più forte del campionato italiano, io mi accontento del secondo centrocampista più forte d'Italia. Lo posso dire questo? Ma nemmeno questo lo posso dire, che il secondo è più forte. È il primo, corse. È il primo, è il terzo. Bello il festeggiamento. Sì, perché poi lui è così. Io lo amo. Io con questo, come dice Danieletto, con questi baffi da zar russo. Quanto è buono, madonna mia. Peccato, riporto la storia di una mia amica che ha incontrato i tre dell'ultimo episodio, che ha incontrato tre ragazzi che prima giocavano tutti insieme della Lazio sullo stesso aereo per la Sardegna. E queste sono le lacrime per la quale, scusate, per le quali, no, mi sono incartato. E questo è il motivo perché Luis Felipe stava piangendo. Sicuramente non per il cartellino rosso, anche per il cartellino rosso, perché la prossima domenica giocheremo con... Secondo me lui ha accusato tanto lo scatto di Correa nei confronti suoi, dato che 4 mesi fa stavano a fare vacanze insieme. Detto questo, venerdì, sì, venerdì, giovedì ci sarà un'altra partita, ne parleremo. Ditemi cosa ne pensate voi del secondo gol, ve l'ho detto tanto già, immagino. E lo so, tanto 3 scontri diretti con tali, con le grandi, stai zitta Siri, hai perso 3-0 col Milan, poi hai vinto 3-2 con Roma e poi hai vinto 3-1 con l'Inter, no bad, comunque a prescindere da tutto, ne volamo e l'altri strisciano.